migranti, ieri più INC, no, quindi ed è già positivo. Come primo appuntamento di questa fiera che porterà di solito 4 giorni, domani sera avremo Corsellissima, domenica sera l'orchestra Katia e lunedì gran finale con l'orchestra Bevutti. Questa sera, dicevo, abbiamo la filodrammatica Caossana che ringrazio, al di là che ne faccio parte indubbiamente, però che ringrazio la partecipazione di ogni anno alla nostra fiera, è già la seconda edizione, quindi un applauso alla filodrammatica Caossana. Perché se no mi tanto. La filodrammatica Caossana questa sera presenta una commedia in 3 atti, se sbaglio d'autore, il massimo di Pitteri e Ziglieri alla Bersagliera. Fra 6 minuti, il tempo di cambiarlo. Buonasera e buon divertimento. Bravo! Se non ne ho mai saputo niente.
Ma domenica perché la cura deve un dispiacere. Avete fatto male, molto male. E avevamo fatto anche una poesia. Ma te mia di. Ma ormai mi fa 30 per anche 38. Avere un tocco alla serra e la vedova desolata col pastore si consolata. Cosa? E la vedova desolata col parroco si è consolata. Ho capito. Vergognosi, malelingue, bisogna viga il pelis o il corpo arrivare a tanta infamia, eh? E poi la seguitava. No, perché Gabla anche un segui. No, dico, non finiva lì dunque. Ma che, la zeva? Ma basta, basta, state pure per i fatti vostri e che non se ne parli più, par piacere, eh? Pensava mica se sarebbe la bella. Vergognosi, malelingue, senza rispetto e senza timore a Dio, una canzone. Che grazie che è! Anche una furrare a me! Buongiorno, ma hai fatto tutto il suo giro? A passa il carico, tanti chi bersaglie come trasforma in piazza l'ana di bersaglie. Ma c'è lo smetto? Dica la bersagliera, no? Ma l'albero fa tutto, boh! Signor sì! Beh, insomma stai in termini militari, insomma, dai! Hai ragione, va bene, è un'abitudine che c'è per il comune, quando si era cappellano e da era militare. Ma per fortuna adesso la guerra è finita. Eh sì, è finita, va bene. Ma tutti i bersagli a me mi vengono un po' di nostalgia. E perché sta qui a fare il poi il gulan? Non sa che lei nelle sue espressioni mai è molto felice? Ah no? vabbè, no, deve salire perché qua c'era il caplan, insomma, quelli là al fronte, eh? Porca loca, porca, può dire essere, come dire, fretta, ma c'era anche di salire, eh? Sì, ma sentivo il sangue, la buia, e poi quando sti per salire sentavo un po' la trincea. La gattiniera di cui ho cincata e il chiolo il battia tra poco, che di volta lì è cascata su un'altra lì per cui vedrei. E poi ne cascava un po', 2, 3, 40, e lui ingattò. E sì, voglio dire, a carponi, no? Ecco, e si andava a tacca tutto un velo. E il crucifisso di volta, si abbagliava in del sangue. Sì, il primo momento è vero, è sempre, ma se anche bersagliere. Lo so che ha fatto il suo dovere, ma se andava avanti a clamare adesso la guerra la finiva mia, lui non mi affittava per salire del tutto, eh? Ah, che sai, ho fatto il mio giro, ho fatto, eh? Sì. E insomma, passata la canova da Tugnano. Oh, sì. E manca proprio vedere che i cavalli ponte lo scuciranno. Ho detto che un'altra volta le stai attento alle corna. Alle corna? Mi hai già fatto una coronata un torto, regali da dentro. Mi hai detto da Dio, ma ragioni in maniera diversa. Dice che il nostro Signore purtroppo lo ha castigato per le bestemmie che diceva. Eh sì, il nostro Signore per castigare che aveva proprio l'effetto una coronata un torto. Per ricondurre il peccatore alla Chiesa è meglio dire così. Si ricordi per un'altra volta, ecco. Cornata, ho capito. Alle proprie incorreggibili, su avanti continui. Ah sì, poi sono passato da Gesù. E siccome chi mi aveva detto questa nota era stata male, loro sono rifermati. Che fai? Vabbè, allora siamo voi nel buttiglio. Ah, me lo dico grazie. E mi ha dato un bicchiere a me e tutti i cucuri che avete detto. Sì, ho capito, Giuseppe, ma sempre te, non sarà mai buono da fare una salita beva, sto. E poi, là, e se mi sta buono, sono moglie, la fioria, a Lignaso Prevedi, che vivi che sia buono, eh, cara? Oh, povero a me, povero a me. Oh,
dulcis in fundis exeris un guai. Un guai? Sì, un matrimonio, ecco. E beh, adesso il matrimonio piace amore mia, guai. No, il matrimonio no, ma il seguito sì, però. C'è un seguito anche lì, dunque. Già. La rovina del tre rose, alle... Alle? Alle... Alle? Madonna, se mi fissi un bersagliere, tu pensi questa parola giusta, e diresti che la rosina del tre rose alle? È figlia di un'occupazione. Don Giuseppe, e lui cosa vuol dire? Che nostro signore... Sì, anche lei per castigare, no, ha risfatto un bel discorso, risfatto, E poi, e l'uno? E l'uno è come ti srange, eh? Adesso, che gli sposo lì? Povero me, povero me ancora, no. Un permesso sul papposta? Buongiorno signora Carina. Ciao Gigetto. Ma ste? E grazie a sul Barbosta, vedi? Ma non c'è male, grazie. Il nostro Don Giuseppe, sempre svelto come un capriano, vero? E poi ricordate un bersagliere, eh? Alva sei farfosa d'annassa, tra mia. Alva è un direttissimo. E qualche volta è canta anche. Canta? Una vostra? Faccia pettegola, E se si nasconde naturalmente? Spero almeno che canterà del canzone sacri. Veramente mi sembravano piuttosto profane. E canteve sul Monte Grappa ci sta una ricciolona, sul Monte Grappa ci sta una ricciolona. Don Giuseppe, ma lei veramente cantava di quelle canzoni lì? Beh, me veramente cantavo un po' meglio, Comunque, cosa che dà, sono canzoni sacre che cantava il nostro soldato, fronte, sfidando la morte. Vai, a tutto quel che vuoi, ma d'ora in avanti al farolo, so sta in silenzio. Al massimo, sa propri, perché se vuoi questi, che non si è mai letto abbastanza. Non si è mai letto. E allora Giuseppe, Santo Giuseppe, sì. Ho rinnovato tutte le vesti dei chierichetti e adesso gli can tutti la sua cotta pulita. E i nastri sono dritti a parlare. E vabbè però. Bravo il mio ragazzo, Sì, e io sarò il loro capo. Fischi? Ma no, dica, sono più estratte che me, che vanno dalla mattina alla sera, Sì. Dici tu un po', hai visto i miei salieri in piazza? Sì. Dai, No. Come no? Piazza mia? No. No? Allora, siamo d'accordo sul qualcosa? E intanto, se permettete... Tenga, 10 lire per la Madonna del Rosario. Grazie. E 10 lire per Sant'Antonio, onde avere sempre la loro protezione, per l'anima e per il corpo. Non si vota la signora Clarina, e che la bene proviamo un po' più senza sposa, ecco. Ah, non dubiti. Su, Gigetto da bravo, saluta, su. Io sia lodato. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato, Don Giuseppe. Sì, certo. Andiamo, Gigetto. Sì. Con ciao, permesso, ciao. Sempre sia lodato. Ciao, Gigetto. Sì. Lei è un angelo, signorina. Sì. Però solamente i paradisi nel paese del non ferro meno piangi. Lui sa, ad esempio, una grande inguassa. Doctor, è la persona più benefica della parrocchia. Sì, sì, è così benissimo. Avete quella specie di... prenotazione, là, per dire... prenotazione tra i santi, vedi, quelle offerte che fate. Ma più sarà un po' giudaismo, la regata salire. Don Giuseppe, sa
tutti fissano che la signora Clarina la parrocchia non darà mai. Questi è un altro discorso, eh? Don Giuseppe. Eh? Avevo bisogno di più. Avete andato una quale altro fa? No, no, ho bisogno per un consiglio. Ah, beh, se ne per il culetto, dica più. Lui non sa che la ragazza che va in ca, eh. La gemma? Si può dire che l'ho tirata su io. Questo penso non sia un mistero per nessuno. No, è la pura verità. L'ho fatta per, l'ho vista a Crasche, ma come sono affezionato dopo 30 anni, e adesso che è quasi una donna... Ne siamo un po' che le confida sbottana, eh? Appunto, e... Maurice, cerca la mia missione pietosa fino in fondo. San canta, ma tra posto, si vuol dire, da casale mi casco. È anche vero che all'inizio della mia missione pietosa pensavo un giorno di poterne fare una sposa del Signore, ma invece capisci che sarà me sposare diversa merda, eh? Appunto, precisamente. Sì, ma ho mica capito cosa che hai tremendo. Se ha un attimo di pazienza glielo spiego subito. Vabbè, dica pure. Per via della guerra ne sta maggiormente a contatto col mondo, è mia vera? Garisci le cataghe nel marito. Per via con lei al marito, garisci belli cataghe, almeno, non c'è mai idea, non c'è mai desiderio. Sì, vabbè, ma dica, allora mi è capito cosa che è il bisognerà avere il marito ideale da me scelto per la gemma, all'ideale per la gemma. Ma capì? Sì, certo, capì, ma scusa, ma chi sei rissa? Gigetto! Chi? Gigetto? Un il cosa? Il figlio della signora. Ah, ma l'albismo, l'albismo? Ma che carità! Perché è proprio d'altronde le carboni, di ottimi sentimenti. E secondo me potresti fare anche la felicità, la gemma, cosa dici? Mi dico con l'acqua qua, dove ti ha trovato l'arversa, che forse... Ma trovate questo? All'arversa? Ma perché? È proprio convinto che sia un matrimonio impossibile? No, no, sei impossibile, ascolta, sa, la resta mia dite che la gemma è cosa mi piace, sa, le donne sono così strane, vero, che magari... Bisognerebbe parlargliene. Ah, beh, certo. Senti indagare e all'occorrenza anche convincerla. Ah, sono d'accordo. Perché forse lui non siamo capito, mi dispiacerisca il matrimonio non desse modo. Sì, sì, ma di che venire la roba è tanto semplice, eh? E se la gemma andava qui su miserina? Ecco, è proprio lì che lei con Giuseppe mi dovrebbe aiutare. Me? E fa che parla a me? Ma perché lui che più lui è un po' più sed manga larga. Ah, per culo è il poliaca, larghissimo, vero? E appunto per culo che per andare sotto me. Mentre con me, un po' perché sono il par vostro, un po' perché da meno confidenza. Calzetta, ma toccano i capellani questi mestieri qui? Don Giuseppe, per un momento, per vostro e capellano, chiamate un da per. È un piacere. Don Gaetano, la domanda a Don Giuseppe. Sì, ma guarda, adesso mi è dato da per queste pazienti delicate. Adesso, come dire, con questa acqua di marassa, rozzo, sgrezzo, la di sempre anche lì. Vedi, che fa quelli di dussi che occorrono a ghiomi, eccoli, sono i miei fondi. Bisognerà più che l'impara durante chi lei, altrimenti la rimanerà safe. È un po' regolata, sogno di stai al soffio. E allora Don Giuseppe sono in attesa di una risposta. E allora fuorò, eh? Non che si aspetta mio un capo di burda, però, eh? No, no, mi basta che tenti. Poi al resto, come al solito, penserò io. Ah, tiè. Il solito. Mi darà sulla pasta, signor Parvosta. Al solito, non c'è. Ah, che merita. Ma che è ora? Manca poco, mi sde. Parvati, va a andare dal brigadiere, ma tanto accordi per la processione domenica. Se con la sua autorità riusciva a far spostare i bersaglieri
e ha messo l'argent viva dos a Don Giuseppe e un'animazione insolita in dei ragazzi del paese. Rita, però mi aspetta un secondo, dai. Sì, sì. Don Giuseppe, a Mark Manda, Che si preoccupa di me che questo è? Buongiorno, buongiorno. Sempre infastendato a Vardon Gaetan. Già, anche il brigadiere cavallerista che può piede a sacca, Perché Gaetan? Sa zia, di stamattina sei curca la cavata in me. Ah sì, se uno si sa subito. Se il tacca ci sarà, le buone caglie predica anche il brigadiere. Mi dà se pure il dito. Oh, Don Giuseppe! Ho visto il dottor Parma e ne approfittava cosa? Mandare una roba lì. E dica tu? Ma chi era di Asche? I bersaglieri. Ma sparnerà in me un po' il paese. Lui sarà sicuro, no? Beh, e cosa vi interessa? Voi sapiscono una bella fiola del marito, sa anche che tu, ma sei un campanello, vattene il più. Cosa che fai su un pezzo campanello? Anche a me su questa giovane sulta. E ti ragazzi con le loro allegria e la loro fanfara, i bei giovani, allegri e contari, quando si aspettava l'ora d'arrivare e la lettera d'amorosa. Presenta sto razzo, bocchi. Hai detto che la gioventù. E che lì tu si vede la prima, dispiace un po' poco. I vanno via subito, ti fa che gli è passato. E dispiace anche perché ti metto di un mio amico e quando sembra nessun d'asso. Un attimo, Ricordi, non mi è tardi il colpo via del brigandiere. Che brigandiere, ragazzi? No, no, Don Giuseppe, le spericelità un po' tranno sulla pasta. Oh, bene, bene. A me loro scusa, dopo in chiesa te la tiro sulla porta, Sì, sì, in chiesa tiro sulla porta. Che me può essere comunque cosa di... cosa di... Buongiorno, mamma. Come in un mese che si è fatto andare in ospedale, ma che te fa riparità? Mamma, pure finito fino al lavoro e riferito Don Giuseppe? Ciao, Gemma. Ciao. Puoi cominciare allora a fare chiare? Sul provosto, un mese sarà che... Sì, sì, big mamma. Andò... Oh, mamma mia, ho pigliato della buia, sembra una solita te. Gemma. Sì? Perché ha visto bisogno di un piacere. Ma sapete? Purtroppo sono dritto, la dispensa di vista. No, no, subito. Sta aspettando un attimo, vado a lato, che la cuccia è subito. E per barco? Sì. Grazie a un me che ti ha avuto. Che ti ha avuto, la sua bella me l'ha finita, l'ha finita chiusa. Ma sono mie date queste faccende delicate. Io bisogna che qualcosa lo dica, perché... Ok, Gemma... Mi vuol dire allora qual è? Mi vuol dire allora qual è? Cosa? Buttocco cosa da te? Oh, buttocco, come sei te? Perché sia tutti che, basta... Ah sì, era proprio per bene. Sì, c'è una. Stai dormendo, Giuseppe? No, mi dormivo. Sei proprio fatto una donna, vero? Cara, gli anni passano, C'era ancora una ragazzina e adesso è quasi quasi un'età del tuo marito, Già. È mio vero forse? Sì, sì, sarà anche vero Don Giuseppe, ma l'Italia è una roba, è fatta di è nata. Già. Ma che non è? È da tre però. Sì. Butto? Grazie, sì, ma proprio io per il butto. Ma, sembra,
No, ma ho trovato la gometta prima, no? Dica. Ma dica, quanto pare, voi mi sarete trascurati, insomma, ecco. Ma a seconda. Io dico che sarebbe ora di pensare seriamente alle proprie missioni di donna. Bella, com'è sulle famiglie, la classe, per vivere, pure benedizione del Signore. Ma calma, scusa, don Giuseppe, eh? Ma stamattina con me? La mia mangiata foglia, No, dicevo così, per il tuo bene, naturalmente. Ah, ma allora stai appena per collega, state tranquilli. Che per un camion quel don disposto a scusarmi? Qualche doi, no, no, che qualche doi. Ne bastasse voi solo, Ma don Giuseppe, cosa si intende? Che l'altro volta in lavoro del gioco, voglio dire, hai già fatto la tua salsa? Forse vuoi già fare giusto, Tanto l'altro no, sempre per il tuo bene, che bisogna essere molto guardinghi nella salsa. Ti mi dite, non sa smettere a spuntare dagli impulsi di gioventù. E bisogna calcolare che la vita è longa, e perché la pace e la felicità possono durare a lungo, bisogna che i nostri siano veramente sinceri. Hai ragione, Giuseppe, sì. E quindi, rispetto a della sattia mondana, che sono dei ciaceri inconcludenti che usano questi moscardini di giovani al giorno d'oggi. Sì, hai ragione. Sì. E quindi bisogna sempre sapere quella persona vissuta nel sacro timore di Dio e che nella continua pratica della preghiera abbia sempre svolto una vita onesta e pura. Quindi, cara Gemma, basta guardarsi in giro, voglio dire, no, stiamo tipo di, no? Sì, anche se siamo da fuori dall'economica, vediamo giorno per giorno, ora per ora, un giorno di gioventù di cui la Chiesa può andare un po' di più. Scusa, don Giuseppe, forse mi cambia. Ma chissà se sta giù, non si fatta virtù. Ma come? Non fa certo l'esterno, no? È Gigetto quel bacco. Ma chi? Ma Gigetto? Ma lui sa scrivere che a me Gigetto pudrisma. Oh, calma, scusa, don Giuseppe. Ma una proposta a te, da lui me la sarei proprio me spinta. Boh, proprio io. Di che cosa ci eri sentendo, voglio dire, di un bravo nobile, di un bravo ragazzo, di più o meno del tuo età, un distretto a te, è un buon ragazzo, è niente buon. Fin troppo. Cosa merita un buon, dai. Al punto in cui lo è il nostro Gigetto, la bontà la cambia noi. Sì, e come stiamo, eh? La stiamo di spuglion. Lo so, che spuglione. Vedi che Gigetto è un po' come dire, gente, anche un po'. E poi? E poi non ci sa passare a mio, non pulle, eh? No, pulle, non pulpotta! Sì, e che ti sentire sentendo mandare a suo quella pulpetta? Ma parla pure a Dio, magari spavura che mi stessi in sostuma per i campi! No, no, la pulpotta! Che pugnino! Ma lui non è mai contento, dico! Aspetta chi bersagliere che ha fatto fatta anche lei, eh? La vita per dire il pulpo, chi bersagliere! Cosa? Ma che colpa? Che colpa? Che colpa c'è con mia mano da giù, no, con mia miseria? Che colpa c'è, no, se mi pulisci, esatto. Colpa? E qui non Giuseppe non ne vuoi da scassare, eh? Sì, eh? E più sei da solita. Ah, sì, sì, non ne vuoi da scassare, da colpa lo capi me? Sì. Don Gaetano sarebbe stato contento che si facesse questo matrimonio. Come si capisce che Don Gaetano non è pratico da sta mondo. Tutto con i tacchi a me. No, cioè, no. Anche a me pensava che vedendovi così spesso insieme di luoghi che magari... Pudrisma vi si innamora. Ma don Giuseppe, ma non hai mai visto anche lui? Alina, papà frada. Alle vince il sisnozzo di Tomer. Gigetto. Ah, bravissimo. Al più sebracchi ripeta la parrocchia. Ma un cattivo marisciuto ti tira po'. Gigetto. Se a me mi sposerò, che mi speri, era Don Giuseppe. E aburisca mia Maria, fis Peter Trom, Tito, Frank, Fort, e poi sempre Lega, da me... Un bersagliere, eh? Ecco, proprio. E sì, poi un uomo, si dico, tutto fuoco, senza incertezze, e poi sempre Lega, da me... Mica per me... Tombola! Cosa da ridere? Cosa da ridere?
Poi non mica mi pare il fatto di denaro. Ha detto in stasera che ti asmi i bersaglieri? No, non mi piacciono. E non regala giù, di che una colpa. Eh? Ah, no, parlava a te dell'altro mezzo. Guarda, Gigiatto, se potessi forgiarti, darti un'anima, hai bisogno di muovere, fare la ginnastica. Va un po' in bicicletta, Gigiatto. E non sono capace. Miracule. No. Ma te ne ha bisogno, per fare... Guarda lì, che tu gabbi che impara un 2X, lascia lì, ti tira con quello che vuole fare. A certo nome un po' di istruzione premilitare, eh? Aspetta anche, fammi lì. Il gatto sul rilato, bene, fammi. Mi fa solletico. Eh? Fa solletico? Tanto bene che è un po' il solletico. Gigiatto, attiti! Manca pure quel pattici indietro, non te che passa. Manca pure quel coso, però. Eh? No, riposo, riposo, non vedo il principio. Gigiatto, tu sei Gigiatto? Fussa! Riposo! Levo ciò da neanche riposo! Sa cos'è con lei? Bello! Alle un fusil con lei, che è un morallo, dai! Gigiatto? Attenti! Dal piede a sinistra, avanti, marz! No, no, Gigiatto, fermo! Se contenta dietro pro! Ferma, ferma, ci vuole girare la testa anche lei, dietro il front, andai in tre, mi dietro il front, esatto, al, ferma, esatto, avanti per fila sinistra, avanti, bas, no, di, no, di, no, di, al, scuola, presenta, al, dietro il front, avanti, mans, ma Perone, che anche dare anche la tromba, ma tu non vuoi mai davanti. Ti cerco di dire la rete che sono arrivato. Sì, signor Falcosa, avanti. Invece da stare a fare soltà in canonica, a gar parlare una gemma? Sì, ho cercato di andare in fondo, ma proprio in fondo in fondo che sono mi arrivato. Risultato? Un po' basta questo pronunciato. La sua impressione? Ma la mia impressione è che l'idea di tua Maria la Giamma venga dispiace del tutto, accoli. Allora più capisce tra i due giovani. Sì, certo, e la Gemma che è o meno un'antipatia. Antipatia? No, no, più certo, anzi. Mi ha convenuto anche lei, la Gemma, che Gigiatto è un bravo ragazzo. E tu sei quasi a gare una parrocchia. Non basta. Non c'è tu, ma sei tu, spera. Non è riuscito a sapere altro? La Gemma è un po' timida e quindi... Timida, ma fino a questo punto... Però la cara la sa in te che... Ma sì, sì, lo sa di te che l'idea del matrimonio non è contraria. Allora, Don Giuseppe, sì. È fatta. È proprio sicuro? Sicurissimo. Se la Gemma, tornato in Cagaspì, sì. Se la Gemma non è aliena a sposarsi, cioè, se per lei un marito cliente nel Bassai Farvai, adesso, dal momento in cui lei, Don Giuseppe, riuscirà a dire che Gigiatto è il marito ideale per la Gemma, sono posto. Ma che mi scusa, ma perché mi dice il mio lui? Te l'ho già detto le ragioni per cui non mi voglio intromettere in questa situazione. E poi, io sono parroco. Sì, sì, ho capito che lei è un curve che tu che è il cappellano, eh? Ma no, Don Giuseppe, in fondo, fa un'opera meritoria per il Magrada. Sì, ho l'ascoltato. Una pugnosa, l'hanno avvisa. Pronto a tavola! Oh,
la suppa di cotta, la suppa di cotta. Ma insomma, Don Giuseppe, cosa mi dico che sono mio in caserma? Sì, che ha ragione, me con una panda bersagliera. La Giovanni, anche te di volta. Ah, per l'amor di Dio, Gingetto, alle un giornotto bel, diverso da tutti gli altri, sa, ve lo posso garantire io. No, no, credo anche se mi garantisce mia lesa. Sì, sì, tu per la ca, tu per la mamma, tu per la cesa, doveva nascere donna il mio Gingetto. E se era stato sbaglio del censimento, proprio da Bossi. Ciò non toglie che il bisognese una perla anche come opera. Non potrebbe essere diversamente, dato che c'ha una madre perla. Oh, troppo buono, Don Giuseppe, troppo buono. Senta, Chela, vai in chiesa che vengo da lì due parolini con Don Giuseppe. Mamma, valga che adesso le sia. Bravo Gigetto, bravo il mio Gigetto. Bravo, bravo. Pensi, Nicola, l'avete visto? Ciumle. Chi? Ma Gigetto. Ah, perché? E non spiega dentro il perché il mio figlio si è vestito a nuovo e si è venuto qui con i fiori in mano? No. Non avete indovinato, è Don Giuseppe, no. Sì, dico, li viene a offrire, sì, ma stavolta mi è la Madonna, no. E chi è allora, Sant'Antonio? Su, andiamo, Don Giuseppe, eh? Andiamo più, non che dà da sole. Ma che mangi la foglia, Don Giuseppe? Ma ti manda tutto un bag di seta? Ma allora non sa i progetti che ho fatto assieme a Don Gaetano? Ah, adesso ci arriva. Dica che chi ti vuole non sono, come dire, un'offerta ma un omaggio. Ah, capisco, capisco. Ma sì, ma sì. Del resto, perché si deve tagliare se sa da fare qualcosa. Bisogna pure decidersi, no? Già, è da tanto tempo, sa, che io non parlo più con mio figlio. Ma Cusbella, lui è tantini. Ci dico, più che timido, è incapace, ecco. Sì, ecco, è un po' giullone, ecco. E non sa da che parte incominciare. Capisco, già. È sempre stata che la mia sultana. E me sono mia smerfè, ecco. Ecco, la mia sultana. proprio, sì, da buon proprio. Bisognerebbe dargli, che so io, una spinterella, ecco, aiutarlo un pochettino. Perché lì su un bel puntone forza, mi spinta. Sì, insomma, dico, bisognerebbe. Mi capite, vero, Don Giuseppe? Sì, dico, aprirgli un po' la strada, aiutarlo, spingerlo un pochettino, ecco. Ma non è mai che te uomini, chi è che se li spingi che bisogno? Zuoi? Eppure... E perché la famiglia non è che le sono male, ma scusa. Ma Don Giuseppe, ma avrebbe vergogna. Ah, beh, capisco, certo. Occorrerebbe un intermediario.
è difficile le cantare, te dico. Oh, no, no. Non credo che sia poi tanto difficile trovare una persona intelligente, svelta, di buon cuore, che, comprendendo il caso, si intromettesse. Io ne conosco una che se volesse. Ah sì? Benissimo. Che mi parla, signora Clarina, su Matò? Oh, ma sa già tutto, eh? Oh, benissimo. E con un po' di buona volontà. Ma benissimo, benissimo. E chi è, signora Clarina? Ma voi, don Giuseppe? Ma bene, cosa bene? Ma scusi, don Giuseppe, non è forse una terapia anche fare la felicità di due creature? Dica lei farà un'opera mia, questa dice sia una roba, un'opera poco simpatica per non dire altro. Ah, ma allora voi non vi lamentate ciò che ha detto quel bravo predicatore che è venuto qua in Quaresima? Chi era? Ma Don Saracca, no? Ah, Don Saracca! Io lo so a memoria. Dio incoraggia e benedice per il tramite dei suoi sacri ministri l'amore delle sue creature, qualora... Sì, ma voi mi dite, voi sacro, conosce il sacro ministro Don Saracca? La mia dignità viene dal padre più di sacri ministri da combinati matrimoni. Dei matrimoni? Ma Don Giuseppe, un matrimonio? Ma scusi, ma il matrimonio non è forse un'opera mia? Ecco, un sacramento? Dunque, se il Signore deve usare tutte le sue forze morali per convincere a seguire anche gli altri sacramenti, ma perché non deve adoperarsi per questo? Che ne sa c'è che un prete, eh? No, Don Giuseppe, lui sarà un nostro alleato in questa opera di bene. E vedrà, Don Giuseppe, che quando punto di Dio si compiranno i nostri desideri dentro di voi, Don Giuseppe, nel vostro intimo. Voi vi sentirete più contento, più soddisfatto. Ma sicuramente, signora Clarina, però che sempre... No. Voi dovete solo pensare e trovare il modo più conciliante, ecco, ci dico, con il vostro abito italare. Certo. Allora io, Don Giuseppe, vado in chiesa, sì, a pregare la Madonna. Perché mi ispiri, Don Giuseppe, e quando mi chiamerà... Ma la Madonna perché mi ispiri quando io le chiamerò, signora Clarina? No, lasciate fare, Don Giuseppe. Sì. Io ci metterò tutto il mio fervore, perché la Madonna le ispiri, Don Giuseppe. Pregherà la Madonna, perché sì, sì. Quando la ispirerà, lei, Don Giuseppe... La chiamerò. Bene, sì, Don Giuseppe, c'è modo di parlare col cappellano? Sì, rispondimi, se c'era bisogno che ti svegli in cœur, che sul parrocchio, in due parrocchie, se c'è bisogno di parlare. Ma di cosa vuole le grazie lì? Di cosa che non sappia bene, ma io non so che fa la campanella più mai, lo prendo a diceso. Certo, la chiesa è la cui volta più in bagno di un'altra, di Roma. Uno la lì. Anche a me mi sembra di essere
essere un posto all'acqua, Beh, no, anche no, anche il contrario. Qui in canonica c'è un senso di quiete, una pace, un silenzio che ristora, E che può più ragione, perché sta campi se cosa per fare campana, che le altre grappa sono le scuole. E dopo tutto che confusione possono fare due poveri preti che passano il soggiorno a Parga, anche per quelli che non fanno mai, dando qualche tiratina d'orecchie ai parrocchiani e bene dicendo che grazie per loro perché possono presentarsi davanti al Signore più se posso che sia possibile. Almeno quanto chiaro. Sì, insomma, senza farla tanto lunga, ed è per questo che lei paese piacere. Lei piace perché con Giuseppe? Perché. Perché si manda anche larga, una sorsa. Sì, ma non sono quello. Come posso spiegarlo? Perché voi siete fatto diversamente, poche storie, un po' colusco. Ed è per questo che mi sono azzardato a disturbarla. Disturbarmi? Ma sono a disposizione di tutti i fedeli, poche. Però ciò non toglie che anche essendo lontano dalla chiesa non si possa essere non onesto e non si sia degno ugualmente di chiedere un aiuto al ministro di Dio per compiere una prova buona. Oh, anche lui la culò per la buona. Dico pure, se veramente sarà un'opera buona, il ministro di Dio che potrà più di soccorso per aiutare, Giuseppe, non si può, non si può dire. Siete più grazie, grazie, Giuseppe. Così. Grazie. Bene, ecco, Don Giuseppe, lei deve sapere che io, tempo fa, mi sono innamorato di una ragazza del paese. Non dico più. Perché mi non è da che robe che sono specializzata, Ma sì, ha avuto anche lei dei contrasti in amore? No, ma già se ti chiedi che sei solo un po' troppo, Va bene che sono una manga larga, ma insomma. Beh, ma sa, Don Giuseppe, a volte non si fa mai. No, no, sono altri affari, altri che vorranno. Beh, dunque, Don Giuseppe, io e questa ragazza avevamo iniziato a vederci di nascosto. Hai la faccenda non so che ci fanno brutta più. Male giovanotto! Ma Don Giuseppe, a gambi non sbutili! Contrarietà dei parenti forse? Precisamente, Don Giuseppe, proprio. Che pensa che fra me e la sua famiglia viene a distanza da me? Gesù mi aveva cercato a dire, però lui per vostra è vale bene. Allora, Don Giuseppe, è passato del tempo e noi ci volevamo sempre più bene. Bene, così. Poi di più! Sempre più bene! Sempre più sé! Sì, ma poi sempre bene, E finché Don Giuseppe non è successo... Che i suoi se ne sono accorti! Ma neanche idea, Don Giuseppe, neanche idea! Ma non lo sa che i genitori e i mariti sono sempre gli ultimi a sapere le cose? Ma a me piace, no! Non è che cucca la vita è vera, Le mie buste, non puoi degnare l'uomo per fare la spirita, Sì, Don Giuseppe, è una scusa, ma Don Giuseppe, hai fatto stare la ragazza? È mamma. Mi immaginavo sia morto, era mamma. Male giovanotto, molto male. E mi addolora dire che nella parrocchia succedono simili fatti. Male depongono sul comportamento delle ragazze e sulle intenzioni degli uomini. Ma sa, non Giuseppe, la gioventù. La gioventù nel respiro d'ora per un sacco. Ma sa, se non dica, quali sono le sue intenzioni? Cosa vuole sentire? Dimmi da sola, non Giuseppe, da sposare. Meno male, tuttavia, maggio, molto male. Lo so, Don Giuseppe, ma cosa vuole? A volte anche delle spalle ti lasciano prima del tempo. Sì, ma un fiore, mi una spalla, sai? Perché la si disposa. Allora, secondo lui, la maternità cuvena, una sparsera. Ma sì, Don Giuseppe, facevo così per dire, Don Giuseppe, ma chi vuole, Don Giuseppe? La guida, ma la tavola posta. Meglio gliela ricume, Sì, con lei, perché soltanto lei potrà accomodare la faccenda, di abbattere quell'antagonismo, quell'ostilità che c'è fra me e la sua famiglia. Vabbè, ma a me come che vorrà pure che sarà possibile, ma lui che va a dire che resta ragazza. E la che vuole il paese? Sì, Don Giuseppe. E cunisce me? A tracchè, Don Giuseppe. Beh, lui che va a dire che chi le ha, che si meno basta. Beh, Don Giuseppe. Sì, Don Giuseppe, la più la... Alli la gente. No, meno male. No, oddio, che quando la vita si è
che è tanto più che da capo. Sì, eh? Non ci sei? Non ci sei? Ah? Non ci sei? Ci sta. Me lo prega la Madonna. Sono il benino che va a pagare la subita a cura della Madonna. Che ma non ci sei? Ma ho vita anche a Ruseri. Ah, che ne dico un altro, due, tre, quattro, che va che ma non ci sei? Allora, dove è no, le mie basta, anzi, le più giù avanti. Ma lo pregherò ancora, se lo dice lei, Giuseppe. Sì, pregherò ancora, no, se non è bastato tutto questo. Ma che poi che botte, se non è con mia salita che basta un pastiglio non mi spera adesso, eh? Sì, me, perché me... Ah, non sono un bravo, eh? Una ragazza che era mai passata la porta da cesa. Mai! La gamba di c***a. Murasse se sta fuori dentro, eh? Una ragazza chietta, un'altra, che viva che siamo due poveri. Adesso quando legnerà la salita, eh? Quando legnerà la salita lunghetta? Quelle le volte che mangio il posto al capitano. Santo Cunegondo aiuti! Ma don Giuseppe, ma lei è troppo intelligente per non sapere come fare. Lei li conosce bene i suoi pulcini. Ma senti, ma senti che dare rispetti grandi a quel prezzo per una ciossa adesso la giorno, eh? Ma don Giuseppe, facciamo così per dire, ma comunque don Giuseppe, sì. Si ricordi che la gemma deve essere malità. E io farò di tutto, ma difenderla e farò il mio nome. Posso mirare, perché se ti sento di fatto un atto tanto eroico che non si sbaglia, eh? Sì, ma sono pronto anche a rifarlo. Come ho già fatto? Sì, io non le ho mai fatte, che come. Che cosa ho fatto? Quando eravamo sul ponte, noi volontari... Volontari? Volontari, sì. Nei bersaglieri. Bersaglieri? Sì. Ecco. E una notte... Con Giuseppe mi ricordo che avevamo occupato una casetta mezza circondata, dove c'era in mezzo le cannonate, la ragazza sola con la sua fede, anche qua è fede. Certo. Poi così per curiosità sono entrato e sono andato a vedere al secondo piano e l'ho trovato con Giuseppe, un ufficiale tedesco, tirato dentro con intenzioni poco pulite, e la fiera e cercava di avere con forza. Ma non puoi figliare. Sì, cioè. Sebbene non avessi con me il fucile, avevo lasciato il piano di sotto. Bravo. Un attimo, con Giuseppe, ha su saltato, l'ho preso per la gola, l'ho steso per terra e l'ho schiacciato per il cazzo serpente velenoso. Bravo, a te fa. E come ho difeso quella un'acqua che non conoscevo, ancora con più forza e con più animo, difendo la mia germa. Che fa con di tenezze di un gol. Però, Giuseppe, mi consigli lei, come devo fare? Come devo regolare? Ma so, diamo un po' di tempo al tempo e fa la truma, adesso siamo a posto. A te la dirà che le cure presto per fare i complimenti, eh? Dico uguale, sti donne. Mi fa il bello e poi dopo gli altri più buoni da piangere, eh? Ma dai Gemma, subito, dai, non fare così, dai, vedrai che tutto si accomoderà. Don Giuseppe ormai, da cosa sto parlando? No, no. Sì, sì. Non ho messo niente, se risparmia adesso che mi passate del complice. Oh, grazie, signor Fantano. Ma perché vuole adorarla così? Ma pretende le mie cattive che fa tanto, poi, eh? Ma dico, ma chi si viene che il tempo questo scoppierà più dentro quando le gnarà se li doga i san? Soltanto pensare che voglio la pildocca, mi guarda, come guarda lì. Sì, la pildocca? Ma lei che è stato sul ponte? Ma preferirei fare ancora il fronte, che guardano su un punto. Allora, faccio conto di esserci ancora e di combattere ancora per una volta con una causa buona e giusta, per, come quella per cui abbiamo voluto andare sul fuoco. Cerchi di vincere, perché? E fuma sta battaglia? Ma capite mie che sia tanto facile vincere la partita, vedete, io non tenere, ma Don Gaetano è stato un impero centrale insieme, quindi... vabbè, che c'è tanto?
Intanto era che sarà mia sta mi sono rovi tutto a posto, che ho fumato nulla. Che mi dica? Perché la mia è circa una volta gemma, perché se non la metto pure il baletto dica, fai tu sacrifici qui, o no? Sì, sì, non usate, va bene, non usate, sotto farmi forte. Però normale, se il macchi fatti mi muovo baracca più da te e con anche vuole voi. Ma no, non Giuseppe, no, le do le mie paura. Ecco, loro che attacca la braccia. Subito? No, adesso. Giuseppe, io vado, Subito, dai, l'idea che tutto si accomoderà. E poi adesso mi vengo fitti nella nostra casetta, Io vado, Ciao. Vado a stare con Giuseppe, grazie. Ma cara la mia ragazza, ma forse lì come chiavi da testa, eh? Hai potuto raccontare cosa da vinto al teo, con Giuseppe? Sì, Bene, detto, gioventù, sei se testi, pensa mai in niente. Altro che complicare robi col fare più naturale del col non che ha. Ma pensa a niente di spiacere a tornare? E con le donne che hai tanto che avete ritattato a riconoscere? Hai ragione, don Giuseppe. Sì, io so che ho ragione. E guarda, sei tanto anche quello più bello di tante. Ma perché mi ammiri niente con me, Quel coso tu dirà anche lì. Ma cosa l'avevi da dire? Cosa chiama anche lì? E che non ci fosse per lui che mangi se smettiva che stava l'amore col buono? Mamma, però... Adesso mi un po' troppo da dire, allora poi che? La spifferarmi le vostre tre schiamorose. A me l'interesse, che voi stiamo lì, non vi è. No, pardon, don Giuseppe, non deve credermi cattiva. Lo so, la mia colpa è grande. Ma è tanto grande il bene che voglio a Bruno che sono disposta a sopportare qualunque sacrificio. Seva, sì, che sarebbe stata in contrarietà al nostro matrimonio perché lui ne mi è accesa. Non ho un cuore così buono, don Giuseppe. E poi è già da diversi anni che ci vogliamo bene. Benone, dega, è picciuta qua, ma benone. E come avremmo potuto fare diversamente? Don Giuseppe, appena l'ho vista su un caschetto. Ah, sì. Mi ricordi che mi sa fissa adesso. Una sera dopo la benedizione, non sono fermato mai da stradina per le canoniche. Che la stradina le scura sei salampola, Chiamo ancora se la sua divisa da bersagliere, don Giuseppe. Al primo in testa, non ci fa capire che mi va a fare. Lascia stare ci fa che i nega che i robi che so che mi va. Qui, puntata sul petto, don Giuseppe, avevo una medaglia in un cinto. Intanto che lui mi parlava, i miei occhi si specchiavano in essa e mi sentivo inondare di una contentezza orgogliosa. Nella medaglia mi sembrava di veder rispecchiare il suo cuore e mi immaginavo già quale sarebbe stato il nostro amore. Su quella medaglia ho appoggiato la testa, stretta per la prima volta tra le braccia di un uomo mentre lui mi baciava sulla fronte. No, certo. Quella medaglia è stata la mia prima lacrima d'amore. E allora per te, Grantaia, Galeotta, tua Grantaia, chi che gradata anche lui? Adesso dai sotto il tuo perdono, Se sei te che perdonasse, mi smetti a mettere a posto, io vengo a scoprire, dai. Giuseppe, ma no, sono i tuoi mezzi, Adesso è il turista, ben inceso in questa piccola chiesa, che la tavola vicina, Maria la Madonna, il smuggione, anche... assisto in questa opera di bene, quindi grazie. Sì, grazie, stamattina dopo, grazie, adesso non va. E sbuccio un altro po'? Sti bersaglieri e proprio di ruba cuori, Don Giuseppe? Sono qui, Don Giuseppe. Ah, sei con Bonda ancora? Ma non si ricorda più? Ho visto venire in chiesa la Gemma e mi sono immaginata che ce l'avesse mandata lei per... qualche roba, eh? Oh, ma santo Dio benedetto, ma non lo sa! Ma cosa siamo rimasti d'accordo? La signorina può essere che lei avesse poco rispetto della chiesa per fare in tal posto per gli accordi matrimoniali, Sono il clarino, le sue parole sono un'offesa mia, sono stata me. Santa di prete della provincia, ma anche specialmente per il pio luogo a cui è destinato ben altre pratiche. Spero
Mi vorrete perdonare? Ma sono mio amico che la perdonare, ma è Dio, cui santa casa l'ha offerto. Torni qui di chiesa a pregare. Se ci sono stata fino ad ora. Ma e ti ritorni che dica tre o quattro volte a rosare, claro, claro. Ma tu Giuseppe, ma è proprio sicuro? Sì, sono proprio sicuro, vale bene. Ma io non capisco, don Giuseppe, ma devo pregare ancora. Ma se ho pregato fino adesso, ma non è bastato fino adesso. No, poi mi è bastato. Ma io non posso prenderci. Pregare, pregherò ancora. Pregherò. Sì, sì. Mi ero pannurata su una porta. Ha visto un far vostra, ma vista la finestra. Ah, sì? Un po' più contento. Sempre sarà Stefan? Ah, di credo, ma gli infatinelli un po' troppo forti per la vita. Buongiorno, don Giuseppe. Buongiorno. Che si riposa, papà? Ah, sì, sì. Ho fatto una fatica che ti vita arrivare in fondo. E la mia moglie che mi sacca a me? Per guadagno, per staccarsi in due. E poi non si potrà lasciare la canonica vuota. C'è sempre qualcosa da fare. Non per niente c'è il cappellano. Già, non per niente c'è il cappellano. Hai bisogno di qualcosa? No, no, andate pure, grazie. Avete mica di c'è bisogno. Niente di nuovo? Ma quasi niente. Come quasi? Che venne Clarina le incese d'asse per un gigiatto. La Clarina le mai venne tanto incesa come in questo periodo, eh? No, anche troppo. Quel dì che starà per il matrimonio. E lui, don Giuseppe? Ah, mi sto un po' più bene, grazie. Mi fa molto piacere, ma era mia gusti che intendevi. Lui, dal proprio niente niente. Qualcosa di che sai per la longa. Cal parlare con la Gemma perché? Ma perché? Non è tanto. Quella della giornata, come dire, un po' speciale. Cioè, insomma, vi spiegate anche il parolone che qui è stata lì. Quelli che occorrono per fare carriera, ma cercherò di tanto gli agni e te lo do. E metterò il corretto a tutti i particolari, anche a curdo mangiamo il posto di Caplan. Ma don Giuseppe, non c'è bisogno di prendersela tanto. Basta dire le cose che vanno dette con calma. E ciao. Allora che si può fare con una buona scorta, calma, ma che cosa dai di notizie che... che luce più al sospetto nera. Paese una minaccia di uno scandalo che colpirà non solo il suo cuore per vostra, ma anche... Naturalmente donne! No. Sì, anche però... Scapiscia? Lei sa, scapiscia. Lei insomma è una ragazza di condizione, da tuo marito, le svelta in atti. Anzi, direi proprio a grande velocità per... legittimare naturalmente il peccato clandestino. Ah, sì, le proprie. Ma perché mi sta pure bene? Il peggio è che la famiglia della ragazza è in aperto contrasto con quella a cui appartiene l'albero che le ha dato il frutto legittimo. Sono perso. La mia capito? No, la mia capito? E poi farò la famiglia del Morone, eccole! Ma vedrà che smatteranno d'accordo! Quando c'è questo po' di roba in mezzo, chi vuole che sia quel barbaro che non china le teste? Agli propri pur che dica anche a me, E poi che mi dica, i contrasti egni di interesse o di idee? A me di propri di idee, non Gaetano, di idee. Allora, le monca più un po' inesperta, il badarà che sbattono d'accordo prima che le intanto, venerdì minù,
Ah, il nome che scrive... Cominciamo dal maschio. Stanovesi. Beh, lui è Bruno Larini. Larini? Al fiume mangia prete. Lui stesso. Oh, no, finalmente metterà giudizio, Don Giuseppe. Finalmente agnerà anche in Cesare. Va bene. La ragazza? La ragazza? A me diselo sto mi riferma. La ragazza? Don Gaetano, la ragazza della... La gemma! Oh. La gemma? Un brutto scherzo! Nella verità, dolorosa, ma nella verità, Don Gaetano, nella gemma, nella gemma! No, ma Don Giuseppe, questo è un tranello! Ma come ha fatto a farci fare la mano da una situazione del genere? Il cavo da sabicca, la gemma! Ah, la prego di troncare la discussione e di riprenderla qua, non siamo più secata, ma anche sta cambiando! No, Don Giuseppe, non vede che il dolore mi fa sragionare, non badi a quello che dico! Ma che umiliazione, che offesa, ed è gente che mi deve tutto, tutto! No, fuori, vadano via, via! Don Gaetano, non dice nostra madre di chiesa che bisogna saper perdonare? Sto presto a perdonare, sto presto a dire perdonare, ma quale riconoscenza posso avere per una persona che, cresciuta qui, allevata qui, si è messa tra le mani di uno senza Dio? No, custele, quello so che... Anzi, oggi più di ieri la soccare il gusto, perché soltanto che potrà purificarsi, momentaneamente. No, guarda, la volpe va, ne lene so matto. La sterca sarà mia l'ora, sa che una ragazza mi che in condizione che la vaga si è capo di conforto, non tanto nella religione, eh? Ma le starete a abbandonare la religione, se proprio... Sta lì, momentaneamente, tutti picchiamo, tutti. So dolore più che giustificabile, ma su altri ha un dovere da compiere, sia come padre sia come sacerdote. Come padre dalle sacche la gemma la vaga insomma pulca con stesso cuore. E come sacerdote di unire il matrimonio di un ragazzo che vuole tornare davanti al Signore. Mai e poi mai. Ma in nome di Dio non vi dà che spista la religione, Me? Lui sì, perché lui è scaravoltato di sopra. Perché il vero che il tuo mio pagare i suoi desideri, con custi il mio la sua fede, dopo la sua aspirazione, dopo la sua testardaggine. Don Giuseppe, le proibisco per cui dire con quel voi, valendosi dalla sua autorità di parco, per domanda anche lì. Ma se lui si rifiuta, scusate di ragazzi, me, il freddo di Nante, il freddo di Salier, è una prova che sono interpretato la chiesa, con più se quel che si vuole fare. Giuseppe, adesso non voglio parlare con me. No, mia con ma con la mia fede, Don Gaetano. Con la mia fede. No, le mie possibili, no! Per volta! Buongiorno, Clarina. Ho proprio bisogno di lei. Lo dobbiamo aiutare a pregare un po', perché è un momento tan delicato. Se la vedi, cosa? Un po', pregare un po', sì. Pregare ancora? Ma è tutto! Il diavolo vuole mettere il suo corpo. E
Ti giro da una parte che il povero bacio di ritto, che le capogne ogni volta per credere. E ti giro da cletro, non Giuseppe, prima parivo un po' sterlei, a destra il secondo fa tirare fuori una parola. E invece, in lacrime e tutto, un silenzio che è un po' per vostro, a spread, e sapendo sbatte la testa. E Don Giuseppe? Dopo quello che ha detto Don Giuseppe, è il garanca lui sotto morte, eh? Ma la vera opera nefasta, l'ha fatta sa, sei per sa. E Don Giuseppe l'aiuta? Signora Clarina! Oh, ma via su per posta! Ma con lei, alle un prete fatta somme, me lo sai fare. Avrà la veste da prete, ma sotto la veste c'è un mezzo anarchico. Ma ha visto cosa ha saputo combinare? Signora Clarina, torna a ripetere, ma Don Giuseppe non entra niente. Male, molto male. Stamattina, per esempio, l'ho visto passare alle 5, che c'era ancora buio, per certe stradine, dove andava, Dove, Me lo sa dire lei dove andava? In giro per la parrocchia, è evidente. Ah, se è così non parlo più. Ma le giuro che se invece di essere Don Giuseppe, cappellano, fosse il parroco, io andrei a stare in un altro paese. Eh sì, è vero, tami sei in un altro paese, qui su una religione diversa, ecco. Tutta colpa sua, ecco. Ma di lei si è andato per aria tutto. Cerca quasi quasi di che proprio cappello. No, e poi, che colpa posso avere? Forse, signora Clarina, la puoi dire che quando noi abbiamo messo in opera il nostro progetto, chiedete di andare avanti qui loro. Bella roba, il braccio destro della superiora. Signora Clarina, è inutile fare dell'ironia, ormai è andata così. Ah, scusate, buongiorno Don Giuseppe. E la stiff? No, in che sono proprio mie strade. Ci sono di troppo, io. No, la stiff è più comoda, signora. Grazie. Ha fatto molta strada, Don Giuseppe. Insomma. E beh, cosa dice la gente? Sì, cosa dicono in paese? Niente. E dice proprio niente. Sì, ma era più il parlare con quel doi. Proprio con doi, con permesso. Le serve qualcosa? Che ha bisogno di un qualcosa? È un busto del caffè, scusate. Clarina, l'ha visto? E le sei profe, tutti i dì le sei profe. Che poi sa che anche a te, no? All'esa, i fioretti di San Francesco. E scapisce che avrà bisogno di imparare. A te? Anche. E proprio adesso avrei bisogno che parlasse, passa via almeno con la gemma, con le somurose, così fan. Niente, niente, niente! Oh, ma lasci che si arrangino, hai fatto tutto. Signora Clarina, salisse un bravo al vostro. Ma che disgrazia, che disgrazia, che disgrazia! Oh, ma che se preoccupa mia, Don Gaetano! Beh, niente, a Burumi andava a prostituare gli alteri, Andava a prostituare gli alteri, E che se preoccupa mia? Con tutti i brutti affari che ho per la testa, l'unica roba che sono tre da smintigabile proprio da me, povera, ci giù lei, Ma sì, no. Sì, che se preoccupa mia? Quando anche se mettere a posto, il papà! Troppo, no? Anche di te. Perché? Lo so. No? Adatto il momento, Tu trovi quel sugar che c'è la rossa su un bondo intuosivo un po' in bocca, E
la mera anche il sucro. Così mi rita punta più via. Don Giuseppe, se mi metto un qualcosa in testa, se mi dico in cui le mafiole, se il Gabi è pietà, se pensi che sono più buona da sarà un occhio, se mangiare, se fai Rita sui Gabi oggi, pensa che la bontà di nostro Signore è tanto grande. Ma per una mamma, la sa, le grosse sono via mie in due le sono fiole. Io so te, apri tu di mio corpo che sono andato a compiere, eh? Mi danno merito, e vedrai che anche Don Gaetan finirà per te, oggi darà con lui. Ma chissà quanto si darò ancora da tribulare. Magari meno il pulchino questo, e leggiamo la puntata una che a testa alta, insieme alla somma lì, circa il stordon, che è la più grande che gli siamo dati intorno, no? Ma naturalmente che la sarà c'è, tanto più che la spazio in cacchierà, vita nonna. E insomma il tuo aereo del terra e non puoi tirare gli scuffi in coso, ce l'è, siccome c'è un marcio una punta. Non del tano, passato del seguito a Palus, ma poi, alla vita un bel giorno, se si diventa con un cioè, e finirà per fargli strada il battisteri, e magari proprio le gigliate. Per far che per l'occasione sia più sinistra del solito, eh? Magari. Vabbè che sarà un po' piacere, eh? Vabbè. Mi pulisco che sia il Signore che fa la sua volontà. E poi proprio di interpretare la volontà del nostro Signore e fare quel che fa. Vuol dire che se fa casa su una paglia, non metterà il corpo quando mi chiamerà la preghiera, eh? Coraggio ritmo messo in fondo, eh? Oh, soffismo in te. Puntaleas, Rita. Puntaleas. Paura, Rita. È proprio una bella giornata solita, eh? Un'aria bella fresca che invita a fare due passi. Sì, non c'è male. Parmi anche a lui, Giuseppe. No. Una volta, con un tè del genere, che sono stato ai pochi in canonica. No. Pare che si è cambiata volta, almeno. Già. Cioè, ma gli volti altri insomma? Cosa vuoi dire? Potrò più di qualcosa, o se fosse accordi vocali, o ingulfa il canarus, da un mese per tirare fuori le parole, quello che tira più sotto. Non è proprio il cesare, ma non sono d'accordo di sempre a parlare un po' troppo e loro adesso non sono messo da fare. Chiuso. E adesso mi sono detto a me che c'è tacchi e delle cuccio. Ma veramente Don Giuseppe nessuno ha mai litigato con lei. E forse sarebbe meglio che parlasse invece di stare in silenzio tanto in un convento a tuore. Per aiutare un povero per vostro da spre che sapendo sbatte la testa. Cosa dice lei? Ma parisse a me un povero scapolo che blanco. Che sogna un mondo da pensare per me, che consigli potrei dare a lei, vecchio parroco pieno di esperienza e di buon senso. Per via di me, Zaya, vorrei mai che racconto un bel trick e berlic. E per quello che io reputo esperienza, vorrei mai che del volte la faccia l'effetto contrario. Credate a me. Cosa? Appena avrà la bocca va chi rischia di Luca, non è me che seguite a tasca, ma anche da me. E insomma, finora, in dove è la gerba? Oh, finalmente. Veramente sarei proprio mia. Don Giuseppe, che per me sono il par vostro e che lui è il campione, eh? Insomma, sono tre aspettavo una risposta.
è da un mese che la storia chi non tormenta l'alma notte di e so più mi fa riesmire da un paese ve lo dico almeno un dolore la gemma colpa sua ma che lui dà la colpa a me adesso e chi se no e lui mi ha risposto i soldi e il vicino la vuoi intendere in del suo ideale eh? E adesso che guardi che punto sono arrivato tu che ha fatto il tindascuno per tindascosta scambio e passa il muso e il culetto. Don Giuseppe, sacca del volti con la mente il cappello e il peso da scuola il par vostro. Dic mi gusti, fa. Me, fa una cameretta, lo fai agire in un modo diverso, va. E cioè? Cadere ad una conclusione, anzi, è l'unica conclusione possibile. E visto che a mia volessa vinda da rivergere il par vostro, che arriva il cappello. Sì, beh. Io ho dato quella benedizione che avevo giurato di dare. Bravo, Don Giuseppe. Adesso che mi ascolta, bravo. Visto che la posizione della gemma, tanto nei suoi riguardi, quanto il quinto economico, è diventato un po' delicato, una bella mattina l'ho portata in un po' sicuro, tranquillo. D'accordo con Bruno, col mio più se che è la solita, in attesa di una decisione di capo che Bruno la fa fare sventina anche. Allora le mie scappate. Mi ha fatto un'idea di questa attacca che lei si screda. E lui si screda. Un petto e una Pasqua insieme a Somari. Somari? Sì. Somari perché questa volta è Bruno Lavini e sembra Pelosi e Maria Muglia. Scusate a me. E per quanto veramente sia un po' il volante, per quanto abbia celebrato tra i nomi senza fondo, senza cercare, tre proprio da di verità, anche a me stavolta un po' di credito da nostro signore. Il matrimonio che sta celebrando, in che Gisulè in Puglio che dice sono prima messa, attacca il cimitero in due che si è pelito, sua povera mamma. Beh, lì che sta un po' l'arpretto, e lui ragazzo si chiede il perdono della sua mancanza. Dopo attacca per cose che lui c'è tanto che è, e sta dito un'orazione e che sta messo un fiume. E con questi doga e tanto, un finì e non è la porta. Giuseppe, lui sì che la serva più. Lì ho fatto un cocco lì, l'ho fatto, eh? E lui è proprio un prebulano, poche parole e molti fatti. Quasi un prete... La bersagliera, scusa. Come la bersagliera? Sì. Oh mio Dio! Perché che arriva la segnata? La dica, signora Clarina, la dica. Ma dica se è partito! Ma succedono delle cose, ma delle cose! E cosa succede? Assieme, capisce? Assieme! Adesso spiega a me per piacere. E danno persino la faccia tosta di venire in paese abbracciati. Ma insomma, ve lo spiegaschi ehi, tu che vieni in paese abbracciati o no? Ma per tacco, ma non ha ancora capito. No. Ma la gemma no? E quell'altro, quel bel tomo, il signorino Bruno, sono venuti in paese abbracciati. Adesso parlami capire. La scomunica ci vuole. Ma che scomunica d'Egitto, signora Clarina, ma che scomunica d'Egitto? È diventato di manica larga anche lei? Finché lui era Don Giuseppe, Fagnini, ma proprio lei, Don Gaetano? Sì, già, proprio io. E poi, perché mi dovrei scandalizzare se marito e moglie vanno in giro abbracciati? Cosa? Marito e moglie? Ma da quando è sa? Ma chi le scusa insomma? Se per me sempre se non le dispiace. Lui? Sì, sì, lui, ma con il mio pieno consenso. Ah, costi le troppe! Che mi tiro di un po', se ne trovo. Mi dispiace, Don Gaetano, ma a me per la chiesa che agmaterò. Pepe, andiamo, Gigetto. La fratellessa. Signorina, fa una fragaletta. Ah, e mi ritenga dimissionaria dalla carica d'anziana delle terziarie e dell'ordine del corpo stanno. Andiamo, Gigetto.
Mi ha messo l'abito talare, mi ha messo a me la misura, mi ha messo qualche piga, qualche bugnone del piede già, no? Ma mi sono andato a vedere chi pulastra, che se fa qualche pilson, chi sono, che va a finire del bro. Però si prende le buone, bella schiuma, e lo sono lei di stessa, no? Sì, non ci sa più, ma sempre del fresco, Ti scrivo qualche noia. Sorpresa. Il rivedo, un'età. E il ristoro, perché ha un vergogno di te. Perché vende niente. E che gli va che c'è un vergogno di te. Cosa vede lì con il vergogno? Vai. Lei almeno, se, mai. Cara la mia ragazza. Buongiorno. Buongiorno. Che venga Bruno, che almeno in quel salendo racconto, che la Chiesa di solito riceve anche quelli che in chiesa vengono poco. E se in quelle mie sta un buon cristiano, almeno da in quel che si impegna per diventare un buon per. Così. Spero, ma sì, se lo mettete, se sono maschio, quando lo battezzeremo, lo chiameremo Gaetano. Non me la ringrazio, ma il merito è tutto a Don Giuseppe. Allora lo chiameremo Giuseppe. No, neanche un'idea. Se però volete una prova del vostro affetto, trasmetto un'altra a noi. Il nome dei fratelli, tenente dei bersaglieri, morti di Nebras. Sì, d'accordo. Grazie a lei, Don Giuseppe. No, mi avevo fatto i propri, ringrazio piuttosto il signor che ha messo la sua santa mano per convincere Don Gaetano. Lo dico, volevo più lui per combinare il miracolo.
beh, adesso che sono stati più storiche, Rita, Gemma, andate a fare da soina, dai! Quella sì che è una bella idea, Rita! Sì, mamma! Se non mettete, non ti dare una mano. Ma che roba? Ah, sì, sì, che vada più il Bruno, ma intanto va con un umoretto in cesa, ecco. Guarda lei, lei come te che è un grito. Quella gente la sta pugnando a testa. Se che lui è bastato un piccolo sì. La felicità consiste poi pochi di loro. L'acqua deve serve alla praria. Una vittoria la rendiva tutta lega. E poi un pizzarò e toccantando più tappe di Marlotte. Sul Monte Grappaci sta una ricciolona, sul Monte Grappaci sta una ricciolona, sul Monte Grappaci sta una ricciolona. Lo scherzo con Gaetano. No, no, che canta pure, il è perdonato. Che canta anche lui lo come che no, Gaetano? Ne sanno qualche di là? No, ormai ho imparato, ecco. Là nella valle c'è un filo d'aria. Oh, che allegria, oh, che allegria. Angelo Maccani. Io non mi sono presentato perché sono presidente della Prologo. Stefano Mugnani, grazie della buona serata e ci vediamo il prossimo anno forse. Però dire una roba, quando è da via Don Riccardo, diceva a me che volevi a mia fare una roba. Thank you.